Professor Consul, il tema di oggi sono le ipoglicemie. Lei durante la conferenza stampa si è soffermato in maniera particolare sulle ipoglicemie gravi. Quando è che un'ipoglicemia diventa grave? Quando è che si può definire così? Beh, in genere chiamiamo ipoglicemia grave ogni glicemia che ha bisogno di una seconda persona che intervenga per aiutare il paziente. Vuoi con per somministrargli zucchero, per portare in pronto soccorso, per dargli glucagone, qualunque cosa che necessiti l'intervento di un'altra persona per essere risolta. Quali sono le conseguenze delle ipoglicemie gravi? Ha parlato appunto parecchio degli effetti sul sistema cardiovascolare. L'ipoglicemia è pericolosa, e non solo quella grave purtroppo, anche quella moderata, per l'apparato cardiovascolare e per il sistema nervoso centrale. Apparato cardiovascolare perché nel momento in cui ho un'ipoglicemia ho una modificazione dell'assetto elettrico del cuore. Questa modificazione dell'assetto elettrico può portare all'innesco di aritmie, cioè il cuore batte fuori sincrono. L'aritmia può addirittura essere fatale, può avere una fibrillazione ventricolare, e questo porta a una morte improvvisa. Una morte cardiaca della quale non ci spieghiamo il perché. Una morte che a volte non è neanche ascritta all'ipoglicemia, perché una volta che il paziente è morto è difficile accertare che fosse l'ipoglicemia. E questo per quello riguarda l'assetto elettrico. Ma nel momento in cui sono in ipoglicemia ho anche una reazione di ormoni e metaboliti che tendono a facilitare la trombosi e lo spasmo coronarico, quindi predispongono all'instaurarsi di un evento cardiovascolare acuto, un infarto del miocardio, un ictus cerebri, quindi l'ipoglicemia porta a rischio anche di questo. Inoltre, quando c'è ipoglicemia, aumentano degli ormoni controregolatori, le catecolamine, che aumentano la pressione. Se sono già iperteso, posso avere una crisi ipertensiva. La crisi ipertensiva può essere causa, per esempio, di emorragia cerebrale, altra causa di ictus. Quindi ci sono una serie di situazioni gravi che possono essere innescate dall'ipoglicemia. Dall'altro versante, se non c'è zucchero nel sangue, non c'è zucchero nel cervello. Se non c'è zucchero nel cervello, il cervello non funziona, funziona male. Quindi ho progressive alterazioni dello stato di coscienza che possono arrivare fino al coma. Alterazioni di stato di coscienza possono essere pericolose di per sé se sto facendo un'attività che richiede attenzione o concentrazione, ma anche il coma o la caduta a terra possono essere gravi o gravissime, per esempio in persone anziane, dove l'ipoglicemia è frequentemente causa di cadute, e sappiamo che la caduta è una delle cose più pericolose per l'anziano. Ecco, una cosa che mi ha colpito, che lei ha detto appunto durante la conferenza stampa, è che non sempre, anche di fronte a un'ipoglicemia grave, il paziente l'avverte. È così? È così. Le ipoglicemie più lievi sono avvertite soltanto in un caso su due. Ci sono studi che fanno vedere come per ogni ipoglicemia che un paziente racconta, ne ha avuto almeno un'altra. E ci sono studi che fanno vedere come anche durante queste ipoglicemie asintomatiche ci possono essere degli, a volte asintomatici, cambiamenti dell'assetto elettrico del cuore. Quindi anche un'ipoglicemia asintomatica può essere pericolosa. E poi anche le ipoglicemie gravi possono non essere percepite fino a quando il paziente non perde conoscenza. Questo specialmente se il paziente va spesso incontro ad ipoglicemie. È come se ci fosse una desensibilizzazione nell'organismo, nella capacità di riconoscere l'ipoglicemia, e quindi l'ipoglicemia di per sé stessa ripetuta provoca quella che gli inglesi chiamano hypoglycemia unawareness, inconsapevolezza dell'ipoglicemia, e ovviamente se non la percepisco, non la combatto, non la contrasto con l'assunzione di cibo, e mi ritrovo in coma prima di aver saputo, di aver capito, di aver percepito di essere in ipoglicemia. Ecco, di fronte a un'ipoglicemia grave cosa bisogna fare? E l'altra cosa è se questo aiuto lo può fornire solo un medico, un infermiere, oppure anche un congiunto, per esempio, oppure una persona che si trovi lì di fronte al paziente che ha perso conoscenza. La cosa più utile da fare nel paziente che non è in grado di assumere sostanze zuccherine per bocca è quella di somministrare un'iniezione di glucagone. Se il glucagone c'è, è facile somministrarlo, basta fare un intramuscolo, quindi c'è bisogno di qualcuno, anche non personale medico-infermieristico, che si prenda la fiala dal frigorifero e la inietti nel muscolo, nel gluteo del paziente. Questo però non sempre succede, non sempre c'è il glucagone in frigorifero, e quindi l'alternativa è quella di dare glucosio per via endovenosa e prendere una vena e somministrare concentrazioni alte, elevate di glucosio per via endovenosa è comunque un'operazione che richiede personale specializzato, medico, infermieristico.
Quindi c'è il ricovero ospedaliero in buona sostanza in questi casi. C'è l'accesso al pronto soccorso comunque, poi il pronto soccorso valuterà se l'ipoglicemia si risolve o meno, se ha avuto conseguenze o meno, se sia opportuno o meno trattenere non solo per osservazione del paziente ma ricoverarlo. Detto questo, se l'ipoglicemia è causata da farmaci come le sulfonilure, che danno ipoglicemie forse meno severe come entità, più subdole nell'instaurarsi ma molto più lunghe in durata, allora non è infrequente che anche dopo una risoluzione temporanea della crisi il paziente ne abbia un'altra di seguito. Quindi attenzione anche al momento in cui il paziente esce dall'eventuale pronto soccorso, bisogna essere veramente sicuri che la tempesta sia passata.